Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, episodio 38 della nostra partita con la Super Milano. Purtroppo è successo un casino, nel senso che non si è messo in pausa quando ho finito di registrare e è andato avanti. Sono riuscito a recuperare il salvataggio più vicino alla data della fine dello scorso episodio e praticamente abbiamo perso 7 giorni di diretta, ma non è successo praticamente nulla, quindi siamo pronti ad andare avanti perché lo scorso episodio è finito il 23 dicembre e quindi ripartiamo qualche giorno dopo. Allora, siamo pronti? Cioè, siamo pronti. Stiamo cercando di prepararci a dichiarare guerra a Venezia, che chiamerà dentro ancora la Francia, praticamente però non come belligerante, mentre non dovremmo avere tregua con praticamente la Provenza e Genova, che sono quelle con le quali non abbiamo ancora avuto rapporti bellici, almeno Genova non li abbiamo avuti ultimamente. Direi che torniamo a casa da Mantova, perché tanto non penso che ti annetterò a breve, cioè prima ti darò degli altri territori, anche se è la mia missione, però penso che la mia missione ritornerà presto, quindi la cancelliamo. Allora, quello che volevo fare era giocare un pochettino con le alleanze, nel senso che noi abbiamo un sacco di punti con questi signori, 43 favori, 40 favori, 38 e con questo qui 40, quindi possiamo fare un sacco di cose. E quello che volevo fare, la Trust va assolutamente bene così com'è con l'Austria, che è quello che mi interessa un po' di più, questi due non mi interessa tanto. Quello che volevo fare era dirgli di prepararsi alla guerra, questo qua. Adesso la tregua con te finisce nel 41 gennaio e mi sembra che questo tastino qui gli dica di stare attento per 12 mesi. Quindi, cioè per 12 mesi in sostanza loro si preparano alla guerra, diventano sempre più potenti e soprattutto non ne dichiarano altre. Perché visto che già le ultime due volte che ho voluto dichiarare guerra a Venezia, in realtà l'ha fatto prima qualcun altro o c'è stata una guerra in corso e quindi ho dovuto ritardarla e poi qualcun altro gli ha dichiarato guerra e questo è il motivo per il quale abbiamo preso Brescia e Friuli, mentre l'Austria si è presa l'Istria, è una cosa che dovremo assolutamente fissare in futuro. E volevo appunto utilizzare quel tastino lì. Adesso vediamo di resistere almeno un annetto e vediamo un attimo cosa fare. Allora, facciamo così, io lo sparo qua e qua aspetto. La Bohemia potrebbe essere una delle quelle più pericolose qua, non penso, quindi aspettiamo. Ecco, qua adesso sono tutti nuovi rivali, cose strane. Essere removed, rival removed. Oh, attenzione, questa è una cosa bella. Non sono più rivali. Mutui rivali. Adesso vediamo se c'è la mappa per vedere rivali. Dovrebbe esistere da qualche parte. Manpower. No, questa. No, diplomatic. Ok. Rival. Fammi vedere. Dai, però. Non la mia, non posso vederla su altri? Questa è un po' una cavolata. Comunque adesso io ho solo due rivali, vediamo un attimo, giusto per curiosità, se il terzo è solo Ottomani e Austria, purtroppo sì. Niente, siamo diventati troppo forti e purtroppo mi fa scegliere questi. Vorrei scegliere tipo la Svezia, volendo, o persone simili. Ecco, una cosa che volevo fare invece è, qua non siamo ancora al massimo, fare anche un Spy Network qua, un claim a Roma, perché praticamente se guardate ora Ferrara, Mantova c'ha questi due e io mi prenderei Roma, quindi ce la dividiamo esattamente a metà, mentre per quanto riguarda Venezia darei a loro la Dalmazia mentre io mi prendo questi. Ok, fammi vedere un attimo cosa vuoi tu. Tu non vuoi nulla di quello che riguarda la costa, fantastico, quindi è tutto per me, molto molto bene. Tutto per me, fantastico. Io in realtà vorrei anche l'Istria, Gorizia e Lika, però per adesso non diciamoglielo. E direi che il resto va abbastanza bene. Lione. Ok. Questo qua, vabbè, è inutile andare a dire alla gente che voglio conquistarli, secondo me. Troppo in anticipo, perlomeno. Qua secondo me Savoia tornerà a essere abbastanza grande, perché con le truppe di Venezia si sta divertendo parecchio.
Allora, qua ho fatto la nuova composizione delle armate, adesso stavo riflettendo se fosse o non fosse un po' una cavolata. Facciamo in tempo ancora a sistemarla. Perché secondo me ho troppi cannoni e troppi pochi fanti. Cioè, diciamo che sarebbero perfetti per un esercito di punta, però poi serve l'esercito di rinforzo di fanti. Quindi tanto vale. Perché in realtà la cosa migliore sarebbe non andare con degli eserciti singoli, ma sempre con un esercito in rinforzo. Così vai avanti con l'esercito perfetto, no? Questo qua, Combat With 22. Dopodiché gli sbatti dentro un esercito di rinforzi che va a sostituire i fanti quando sono troppo indeboliti. Sarebbe abbastanza una cosa divertente da fare. Allora, io andrei. Magari possiamo fare un 24 e 6. 24, 6. Sì, ci sta. Allora, facciamo 20. Perché non mi fai nulla? Non mi esce qua il numerino. 4, 6. Qua facciamo 20 e dividiamo questi a metà. Facciamo così. Allora, 24, 6, quindi 24, 6, 30 dovrebbe andare bene. La nobiltà perde 10 di influenza, va bene. Abbiamo un po' di soldini, però aspettiamo di avere l'esercito bello potente. Adesso spero che nessuno dichiari guerra, tu ti stai preparando anche. Ma lo spero davvero, non ho assolutamente voglia di continuare a entrare in guerre che non mi interessano. Ok, tu ora ti sposti lì. Stiamo facendo un bel po' di soldi in questo momento, buono. Allora, sì, dai, secondo me va bene 24-6. È una buona composizione, direi che non mi posso lamentare. Teniamo questi due eserciti qua e siamo a posto. In realtà potrei avere altri 6 uomini. Allora, quasi quasi facciamo 22. Quello lì si è buggato perché qua mi esce il 22 e lì no, però mi recluta lo stesso. E poi in teoria posso metterne altri, uno a testa. Facciamo che uno dei due eserciti sarà un pochino più grande? No, facciamo che non li reclutiamo e basta. Per adesso va bene così, anche se abbiamo manpower, quindi non ha senso non farlo. Potremmo fare un cannone in più. Siamo arrivati al massimo come punti amministrativi. Cerchiamo di spenderli bene. Allora, qua siamo decisamente troppo avanti. C'è cose che possiamo fare. La stabilità è già al massimo, quindi nulla. Cerchiamo di pompare un pochettino qui così. Come al solito li mettiamo in ordine di costo e andiamo dove ci conviene un po' di più. Allora, Monferrato costa talmente poco che penso che l'impatto più 15%, qua invece l'impatto è più 91%. Quindi vi spiegherò il motivo. Allora, principalmente penso che sia questa la differenza con Novara. Sì, penso proprio che sia questa, a meno che a Novara ci sono i nobili. No, quindi quando qua mi dici Novara con te 106, questo qua sì, dovrebbe migliorare, dai. Allora, facciamo così. Miriamo un pochino Monferrato di un punto. E poi possiamo andare su Cuneo, che non dovrebbe costare tanto, poi in realtà costano tutti abbastanza. Possiamo pompare un pochettino la Romagna e anche il Friuli in futuro dovrebbe scendere di costo. A questo punto, già che sono qua, facciamo un giro in generale. Parma mi aumenti un po' questi e qua mi aumenti Monferrato, Romagna. Direi in Romagna un pochettino. Questi, perfetto, così siamo a posto per un po', non dobbiamo riguardarlo in continuazione. Ok, perfetto, dai, allora sono due armate da 22 con 7, quindi dovrebbero essere abbastanza messi bene. Un po' di Discovery Spread, sarà qualche pezzo di mare inutile. La Groenlandia non c'è nessuno, incredibile. La Terra Verde, c'è, cioè, incredibile, eh? L'Iceland è la terra del ghiaccio e questa è la Grunland. La terra verde, ragazzi. Probabilmente perché quando l'hanno scoperta non c'era il ghiaccio. Queste sono tutte teorie di chi dicevano che nel Medioevo era molto più caldo che adesso il clima. Allora, accumulate money, dobbiamo arrivare a quanto? 600.
Rival of Rival ancora ottomani, non si può. Keep Spain out of Italy. Quindi cos'è che devo fare? Spain no allow provinces in Italy. Questo non sarebbe male. Allora, ci vediamo. Italia region. Owned by will get modifier production per 10 anni. Temporary increasing efficiency and tax income by one. Per 10 anni? Accidenti. Non per sempre. Sarebbe fantastico. Significherebbe conquistare tutta Napoli. A meno che tu non mi dai claim, non so se è il momento. Aspettiamo un po'. Allora, quello che dovrei fare praticamente è far fuori questi. Ah no, certo, lui parla di la Sicilia. Ovviamente ancora fosse Aragona, Sicilia, Sardegna e Malta. In realtà non so se Malta è compresa nella zona italiana. Vediamo che non mi ricordo. Sì, no, boh. Region. Italian. Sì, mi sa proprio di sì. Region Italy. Quindi sei in Italy. Questo non è in Italy, però ecco, questa è una cosa che non ho capito. Allora, è giusto che il Sud Tirol non sia nella regione italiana, anche se è di cultura veneta, perché storicamente è stato per praticamente 800 anni, quant'è? Un sacco di tempo comunque Austria. E va bene, lo capisco. Ma il fatto che Savoia non sia italiano, no, perché Nizza, ok, è dentro la regione italiana, ma avrebbero voluto mettere anche Savoia, perché Nizza e Savoia sono stati persi quando abbiamo fatto l'alleanza, circa alleanza con la Francia contro l'Austria, quando c'è stato il risorgimento, però vabbè, la lezione di storia finisce qui e andiamo avanti. Allora, a questo punto direi che possiamo davvero fare accumulate money, o più che altro sarebbe più intelligente costruire. Appena siamo a 181 andrei a fare ritorni da casa da questi, che me ne frega in realtà anche abbastanza poco. Miglioriamo le relazioni con l'Inghilterra. Vorrei quasi quasi allearmi con te. Mandiamo a cagare uno di questi due pistolini e mi alleo con te. Sarebbe una cosa così brutta, eh? Polonia, miglioriamo le relazioni con te, o con la Lituania? Vediamo chi è più forte tra i due. Allora, total. Lituania sta qui e la Polonia sta sopra. 39, la Polonia 44. Miglioriamo con la Polonia al momento, poi vediamo un attimo cosa fare in futuro, anche perché la Polonia è abbastanza incazzosa con un po' tutti, quindi vediamo un attimo cosa succede. Qua come va la faccenda? Unione personale con te. Lo stai annettendo? No. Il rating è 14% chance. Quindi se muore il re potrebbe esserci l'eredità, diciamo. Tra l'altro se muore lui viene eletto imperatore all'unisono in questo momento, quindi sarà molto difficile riprendersi l'impero, però se vinciamo la guerra di Lega possono solo i protestanti. Quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Manca un anno alla nostra dichiarazione di guerra contro costoro. Quasi quasi me la rischio e non faccio nulla, anche se prepararli alla guerra potrebbe essere abbastanza importante. No, dai, per adesso va bene così. Allora, accumulate money non mi piace. Questo qua fuori dall'Italia, però non sarebbe affatto male. Facciamo una prova. Torna a casa dalla Polonia, dai. Facciamo una prova. Se dichiaro guerra a te. A parte che tu vuoi i miei territori, quindi adesso la paghi. Comunque, se dichiaro guerra a te, trade war, non accetti. Se dichiarassi guerra a te, entrerebbero tutti tranne ally to the enemy. Questa è una cosa che non avevo visto, che tu ti eri alleato con la Spagna. Quindi dobbiamo essere assolutamente in guerra insieme con l'Austria e poi possiamo dichiarare guerra a te. Ok, io direi che prima però voglio confinare con Napoli, dopo possiamo fare quella missione. Quindi al momento penso che mi prendo Accumulate Money e poi la butto via, perché non è il momento di fare Accumulate Money, ma più che altro di costruire. Vediamo un attimo la mappa dell'autonomia.
vedere dove conviene un po' di più. Qua però mi sa che l'abbiamo già costruito questo, e allora forse conviene farlo da quella parte di lì. Qua l'abbiamo già costruito, sì, quindi non possiamo farci molto. Allora, vediamo se c'è qualche altra struttura, perché poi l'autonomia non dovrebbe essere così alta. Ah, non volevo questa, volevo questa. 59, 42. Cioè, nel senso, non è che non ci sia, però comunque non è altissima. Ok, questo qua quasi quasi potremmo anche darle Burgess. Però al momento i Burgess hanno già un sacco di terra, quindi tenderei a non fargli troppi regali. Va bene, Manpower qua potrebbe essere utile anche qua. Il force limit anche questo. Non c'è più la struttura. Ah no, eccola qua. Shipyard, che però è già stato costruito in tutte le province possibili. Quindi ho costruito lo shipyard ovunque. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. E qua c'è. Fantastico, non me ne ero neanche accorto di averlo fatto. Ma forse non sono stato neanche io. Questo qua fra quant'è? Tech 14, perché lo vorrei avere nella capitale. Di livello un pochino più alto. Niente ragazzi, penso che a questo punto o miglioriamo il marketplace, ma non abbiamo zone effettivamente dove serva. Cioè in realtà qui, ma ci siamo di già. Quindi andrei a migliorare un po' il manpower, che non è mai una cattiva idea. Qui, e il prossimo lo facciamo lì quando abbiamo ancora 90. Perfetto, aspettiamo. Possiamo fare tecnologia, ma siamo avanti. Abbiamo perso il Conquest Casus Belli contro di loro. Perché? Perché loro hanno perso le province. Grande Savoia che sei tornata. Molto molto bene. Peccato che fin tanto che l'Austria ti protegge non ti posso dichiarare guerra. Hanno rimandato a casa i condottieri veneti. Dai che ci siamo ragazzi. Ci siamo per davvero. Allora. Guadagniamo prestigio. E punti diplomatici o stabilità e punti diplomatici, direi assolutamente quello che ci conviene. Siamo già al massimo come stabilità. Questo qua è un evento che capita quando siamo diplomatico. Questo signor Claudio. Ogni tanto capita questo evento, che è decisamente un buon evento. Allora, il prestigio ci serve, la stabilità no, perché siamo al massimo. La stabilità, fin tanto che non abbiamo le idee diplomatiche, che sono quelle che riducono la penalità per le azioni in costi di stabilità, potremmo perderla se andassimo a rompere qualche matrimonio. Visto che non ne abbiamo, non abbiamo modo neanche di perdere stabilità. A questo punto, Liberty Desire non c'è, possiamo fare qualcosa del tipo. Forse Religion qua, e li facciamo diventare protestanti, e anche qua. E dopodiché facciamo questo per portare questo qua a livello buono. Allora, la Corsica per adesso ha uno staterello solo, quindi andrei a modificare la religione di Mantova. Grand Provency, papà, sì, dai, allora facciamo così. Force Religion, 42, e poi mi fai 1. Ne direi anche due, e poi mi fai questo, così torniamo a 88 e la cosa non è affatto male. A questo punto poi dobbiamo ritornare qua a fare development. Alla fine in questa partita ne sto davvero facendo un sacco, cioè lo scopo della partita, ma non mi immaginavo di doverne fare così tanto perché avevo così tanti punti. Abbiamo davvero un re molto molto buono. Siena costa troppo, decisamente troppo. Monferrato, Friuli, Romagna. Ma no, qua vado in Romagna perché almeno è sul mare. Tutti questi contano un pochino di meno. Tra l'altro qui c'è pure il vino, quindi conviene, perché il vino vale 2,5, il sale vale 3. Questo qua vale molto di più, vale 3. Current price 3,6. Ciao, facciamo uno in Piemonte, che ci sono pure i Burgess e la cosa dovrebbe essere più interessante. Bene, siamo pronti qua, spostamenti di truppe abbastanza innocenti. Allora, finché vogliamo dichiarare guerra a questi, direi che mettiamo qua la flotta e ci prepariamo anche magari con qualche navetta in più. Vediamo se riusciamo a farle venire pronte velocemente.
Quanto ci mettono qua? 2 marzo. Ok, l'episodio è finito, però fatemi mettere a posto queste cose qua delle navi che non hanno senso. Non le voglio di lì, visto che dobbiamo attaccare di qua. Cioè, le navi serviranno da questa parte. Fammele da questa parte. 200 giorni. Tra l'altro finisce anche prima. E me la fai pure qua. Perfetto. Ok ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo dichiariamo guerra. Abbiamo fatto un po' di gestione, però vabbè, ogni tanto ci sta. E siamo pronti a dichiarare questa guerra abbastanza imponente, perché sarà ancora contro la Francia, contro la Provenza. Non so se della Provenza prenderemo qualcosa, magari lo diamo alla Corsica. E anche contro Genova. E sempre la Corsica ha un sacco di cose. È stata appena razziata Genova. È una cosa che hanno aggiunto con Mare Nostrum, e sinceramente sti cacchi di pirati mi stanno anche un pochino sulle balle, però vedremo un po' come gestirli in futuro. Ci vediamo alla prossima ragazzi, GG a tutti!